Buonasera, dopo aver ospitato nel primo incontro la lista di bene comune, quest'oggi per parlare di amministrative 2015 con la classica domanda e risposta, abbiamo con noi il sindaco di Cervinara, nonché candidato in questa tornata elettorale, ragionier Filuccio Tancredi, e il dottor Franchino Vaccarello che nella passata tornata elettorale era assessore allo sport. A fare le domande, a porre le domande, a cercare di capire programmi e tutto ciò che è stato fatto nel quinquennio passato. Ci saranno i due giornalisti, il dottor Pasquale Russo, giornalista del Sannio, e la dottoressa Giovanna Di Notte, giornalista di 8 pagine. Senza perderci in parole, iniziamo subito a parlare. Prima domanda al veterano dei giornalisti, dottor Pasquale Russo. Buonasera, buonasera ai nostri ospiti. Allora, io questa è un'elezione amministrativa, Sindaco Tancredi, però una curiosità mia personale, penso che sarà l'opportunità anche per spiegare agli elettori, ai cittadini di Cervinara, questo aspetto di queste elezioni. Cioè, partirei proprio con una domanda anche di tipo politico. L'amministrazione che lei ha guidato, diciamo, è stata un'amministrazione che per strada ha perso, diciamo, qualche pezzo. Se possiamo dire che alla fine ha cambiato quasi pelle, nel senso che dopo le dimissioni del vice sindaco Ragucci c'è stato un ricambio che in questo caso ha operato proprio il sindaco. Poi però hanno abbandonato anche due assessori col quale hanno lavorato gomito a gomito per la soluzione di molti problemi di Cervinara, proprio con il sindaco Tancredi. E poi siamo arrivati alla nuova lista dove compaiono anche esponenti che prima erano all'opposizione, come per esempio Caterina Lecco. Non c'è niente di male perché, diciamo, in un processo democratico queste cose sono all'ordine del giorno. Però voglio dire, perché su queste cose si è fatta pure molta fanda politica, ecco, senza conoscere i reali motivi, in quattro battute, anche per chiarire definitivamente, così chiudiamo e passiamo poi ai temi amministrativi. Il pensiero, cosa realmente è accaduto e qual è il pensiero su questa mia puntualizzazione? Beh, una domanda richiederebbe abbastanza tempo, compendiarla in pochi attimi, diciamo, non è tanto semplice. Comunque, è stata una conciliatura ricca di problemi, se vogliamo, proprio perché la situazione era abbastanza difficile, voglio dire, è più che noi avevamo un sacco di problemi sul tappeto, a iniziare da un blocco derivante dalle zone rosse al paese, che praticamente aveva paralizzato un poco qualsiasi tipo di attività, unitamente ad una disorganizzazione anche della macchina amministrativa comunale, il che ha reso veramente questa consiliatura difficoltosa, pressati anche per i problemi che c'erano sul tappeto, e dobbiamo registrare pure che c'è stata qualche incomprensione, che tra le tante cose poi è stata pure chiarita, dovuta essenzialmente non tanto alla mia persona, ma a problemi inerenti la composizione e quindi i gruppi riferentisi a partiti che erano presenti nella coalizione. Perché io ad esempio con Ragucci non ho avuto mai nessun tipo di problema di carattere personale o amministrativo, ma i problemi sono ben altri e quindi legati al fatto di equilibri interni a gruppi componenti la coalizione. Si sono aggiunte altre défaillance. Noi, quando si trattava di comporre la lista, purtroppo non è stato un mio problema, nel senso che la legge ha previsto una drastica riduzione del numero di consiglieri. Io personalmente non ho mandato via alcun
alcun consigliere della vecchia maggioranza, ci siamo seduti a più riprese ad un tavolo per stabilire di come bisognava operare e come bisognava andare avanti. Naturalmente tutto questo ha comportato che alcuni, forse non so, non nutrendo più una fiducia in questo progetto, nel progetto Insieme per Cervinara, hanno ritenuto di non voler più esprimere la propria candidatura. Quindi per questo non è nata da una mia scelta, ma da una volontà ben precisa di chi magari ha ritenuto di non condividere più questo progetto. Mentre per quanto attiene, vengo alla parte finale della domanda, questo dialogo con il Partito Democratico, con Caterina Lengua, e non solo, perché nella nostra lista, che è civica, riferenti a quel partito, vi è pure il medico Anna Marro e Luigi Romano. E praticamente in questo dialogo, basato soprattutto sui programmi, su quello che si vuole fare per Cervinara e su quello che si era fatto, si è trovati un'intesa, ci si è ritrovati, perché poi alla fine emerge l'elemento programmatico, al di là pure delle persone, c'è stata un'intesa che viene anche da una amministrazione che ci ha visto a volte anche collaborare con l'opposizione per la risoluzione dei problemi. Bene, dopo aver iniziato a parlare di politica, partendo dalla composizione delle liste, alla dottoressa Giovanna Di Notte facciamo porre un'altra domanda. Sì, una domanda per il sindaco. Proprio tornando al discorso dell'amministrazione, di quello che è stato, evidentemente la sua scelta di ricandidarsi, perché ci sono dei discorsi in sospeso, ci sono delle opere ancora da completare, dei progetti da ultimare, se sì, quali sono? Allora, è una domanda pure questa abbastanza complessa, vi faccio i complimenti per questo tipo di domande che mi state facendo. Devo dire che noi per la prima volta siamo riusciti nel nostro comune a intercettare diverse risorse europee. Noi abbiamo interventi da realizzare su tutto il territorio, alcuni diciamo ho cercato anche di quantificare queste somme, e noi su Cervinara abbiamo intercettato la bellezza di quasi 50 milioni di euro, di cui 20 milioni sono in realizzazione o vedono le opere già realizzate. Mi riferisco alla ricostruzione degli alluvionati, al Palagaudium, alle strade urbane che sono state messe del tutto quasi a posto e hanno assicurato una vivibilità normale al nostro paese, le scuole inagibili, che parlo della Francesco De Santis che era chiusa, o quella dietro al comune che non era completo, all'asilo nido di Ferrari. Tanto c'è ancora da fare, devo dire, perché proprio in questi giorni noi stiamo presentando altri progetti per l'accelerazione della spesa, del tipo dell'efficientamento energetico sugli edifici pubblici, del tipo del recupero centro storico della frazione Salomone, già finanziato per 2 milioni di euro. Abbiamo da presentare il progetto per il completamento della rete fognaria di Via Variante per 5 milioni 200 mila euro. Ci sono delle gare in corso già appaltate, parliamo della fogna di Via Cappella Salomoni, dove sussiste una fogna a cielo aperto. Abbiamo appaltato i lavori per le fogne di Vicolo Marro a Castello e del rifacimento di Vicolo Boscati, voglio dire, del rifacimento del muro di Vico Marri. Abbiamo in corso di definizione la gara per quanto attiene il completamento della fogna della frazione Valle. Insomma, c'è tutto un susseguirsi di attività che richiedono i tempi dovuti. Basti pensare che noi, pur partendo ad esempio con la riperimetrazione delle zone rosse,
Nel primo mese del mio insediamento come sindaco ci abbiamo impiegato 5 anni per togliere questi vincoli dal territorio e stiamo ancora aspettando, penso che è una questione di ore, la pubblicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di questo studio che darà il là ad una serie di attività al nostro Paese. Però è chiaro ed evidente che 5 anni non sono sufficienti per poter realizzare l'intero programma, perché su questo poi si deve innestare il discorso del piano casa, il discorso della elaborazione del PUC, ed è questo che mi ha in un certo qual modo convinto ad una ricandidatura, perché credetemi è pesante sostenere il ruolo di sindaco a Cervinara quando poi le risorse mancano e i problemi della gente sono innumerevoli, però dall'altro dico vabbè, però se non mi ricandido comunque non cambia, se non ci sono i soldi comunque non ci sono nemmeno se mi ricandido o meno. E ho messo un'altra volta a disposizione diciamo la mia figura, la mia professionalità per cercare di dirimere i tanti problemi che affliggono ancora la nostra comunità e che hanno bisogno di risposte concrete. Bene, io da uomo di sport come non posso non parlare con l'assessore allo sport, anche perché è la cosa più attinente a me, al di là della politica in genere. All'assessore domanderei, si parla, è una risposta e poi penso che la parte finale me la dovrà dare il sindaco, perché ieri moderando un dibattito si parlava della agibilità e della non agibilità del palazzetto dello sport. Non è chiara la situazione, forse il sindaco ce la specificherà, però all'assessore Vaccariello andrei a domandare, assessore, un palazzetto dello sport, centro di aggregazione sportivo, giusto la definizione, credo sia questa esatta, è un qualcosa che sicuramente farà ricca Cervinara nel suo insieme, però al di là di tutto ciò abbiamo avuto modo di scontrarci sul campo sportivo, tutto questo non farà in modo che ci sia ancora più si trascuri ancora di più il campo sportivo e le altre cose sportive di Cervinara? Assolutamente no, perché per il campo sportivo ci sono più, diciamo, cose che bollono in pentola. C'è prima di tutto la possibilità di uno sfruttamento di fondi europei attraverso la Federazione Italiana Gioco Calcio per il rifacimento dell'impianto nella sua interezza. Praticamente il tutto sarebbe programmato e gestito dalla federazione con tecnici propri. Praticamente noi come amministrazione comunale dovremmo solo ed esclusivamente dare l'assenso a fare questi lavori, che prevedono il rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica ultima generazione, gli spogliatoi sotto alle tribune, la risistemazione della palestra, e lo spogliatoio già esistente va sistemato e tenuto, perché la normativa prevede che ci siano 2 spogliatoi all'interno delle strutture che sono finanziate dalla Comunità Europea attraverso la Federazione Italiana Gioco Calcio. Io ho parlato l'altro giorno con il mio amico Vincenzo Lambis in federazione, che è il mio referente per questo progetto, perché il presidente Pastore da me tempestato nel corso dei mesi di telefonata, a un certo punto ha delegato Vincenzo Lambis ad aggiornarmi sullo stato delle cose. Diciamo che è stato già finanziato una prima tranche per i capoluoghi di provincia, parlo di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, eccetera. Adesso c'è una seconda fase che comprende i comuni come Cervinara. Come Cervinara perché? Perché Cervinara ha dimostrato negli anni, nel tempo, di avere una vocazione calcistica particolarmente ferrata. Dice Pastore, ma noi non possiamo non tenere in considerazione un paese che la domenica porta al campo 1.500-2.000 persone. Noi dobbiamo mettere in sicurezza e rifare questi campi rispetto a un paese che è piccolo o che pure è grande ma non porta gente allo stadio. Poi, negli ultimi giorni,
è uscito un bando con il CONI che praticamente finanzierebbe la struttura del campo sportivo a costo zero. Io, con la collaborazione anche del presidente del Cervinara Calcio, che saluto e ringrazio per la sua collaborazione, perché queste cose le stiamo vedendo insieme, Gio' Ricci, dicevo di questa nuova possibilità dove il comune potrebbe praticamente sfruttare a costo zero. Quindi non è solo il palazzetto nei nostri pensieri, perché essendo Cervinara un paese a vocazione sportiva, e sportivo non solo io e tu, ma l'intera popolazione con in testa il sindaco che anche ci tiene tantissimo allo sport, io penso che in questa legislatura noi sicuramente doteremo la nostra cittadina di questo benedetto campo in erba sintetica. Però per fare certe cose purtroppo bisogna attendere, bisogna pianificare e programmare, ma molte volte c'è la burocrazia, come ricorda spesso Filuccio, che rallenta la manovra. Sindaco, a lei l'ultima parte della domanda sull'agibilità o meno, anche perché si discute, se ne sa, però molti non sanno, qualcuno azzarda, la verità qual è? Chi l'ha fatta? Posso chiedere chi ha detto sull'inagibilità? La lista opposta, la verità. Che significa inagibilità? Di un lavoro fatto nuovo, quindi perciò quando si parla di inesperienza manca il collaudo. E il collaudo sarà fatto una volta attivata la fornitura del metano e della fornitura dell'energia elettrica, e c'è il collaudo amministrativo, è stato nominato il collaudatore. Vede, questo è quello che infastidisce. Si parla di inagibilità. Allora, un router ristrutturato con fondi europei in base ad un progetto poi è inagibile. Che significa? Che lo dobbiamo buttare a terra? Quindi vedi, anche la terminologia va corretta, se puoi farlo presente. Grazie. Se mi consenti, prima per questo benedetto palazzetto, tutti, anziché porsi la domanda e dire dopo 40 anni l'amministrazione comunale ha intercettato dei fondi che non fanno parte del bilancio comunale, ma sono extra bilancio comunale, per portare a termine una di quelle opere incompiute che, insomma, dà striscia alla notizia, anziché porsi il problema, questa amministrazione ha affrontato e risolto con energia questo problema in pochissimo tempo, si ponevano un altro tipo di problema. Adesso come si gestisce? Che è un fatto successivo. Oppure, io qualche volta ho ironizzato con Filuccio, perché abito nei paraggi, cioè, sai, stamattina aprendo la tapparella ho visto che scaricavano dei letti, erano forse quelli per gli extracomunitari, così come ironicamente ha detto qualcuno in più di un'occasione. Mi dispiace, non bisogna denigrare, bisogna incoraggiare, noi abbiamo una grande risorsa, abbiamo un sindaco che si interessa delle cose del paese tutti i giorni, ma tutti i giorni dalla mattina alla sera, cioè... perché non incoraggiare a recuperare il tempo perduto avendo una risorsa del genere? Vabbè, ma sull'inagibilità mi sembra effettivamente che si sia raggiunto il fondo. Prego, dottore Russo, anche perché abbiamo chiarito uno dei punti cardine. Sì, io su, voglio dire una battuta, lo sai, da appassionato sportivo, sempre sul... ricordo però, lo voglio ricordare ai due amministratori, il sindaco e l'assessore Vaccarino, che anche le opere sono importantissime, se ne sono pure state fatte molte, però occorre anche sorvegliare come vengono fatte, perché forse Filuccio D'Angredi ricorderà, era assessore di quella giunta, 6 anni fa sono stati spesi 500.000 euro al Canada, e si avevano degli sono stati ristrutturati gli spogliatoi, è stata fatta la tribuna coperta, sono stata fatta l'illuminazione. Ebbene, prima non pioveva negli spogliatoi. Se adesso andiamo a vedere a distanza di 6 anni, c'è caduta di intonaci, i fari che praticamente ci sono dovuti degli interventi perché se li prendeva il vento. Cioè, quello che dico io, un'organizzazione, qui forse mi riferisco anche a quello che diceva il sindaco nella prima risposta, quando parlava anche di una macchina comunale che comunque deve essere messa a punto, perché se ci sono i controlli, chi praticamente non ha fatto le cose come le doveva fare deve pure rispondere. Ecco, questa era,
era il mio intento, perché effettivamente uno si impegna a reperire anche dei fondi, a far fare dei lavori e poi vediamo che questi lavori non li può seguire certo il sindaco o l'assessore, ci sono gente preposta a fare questo lavoro. Mi sbaglio? In parte sì, Pasquale, devo correggere. Allora, i lavori fatti al Canada furono realizzati con un mutuo. Ora tutti sanno che il mutuo non è altro che un prestito. Allora, noi non siamo più nelle condizioni per i tagli che si sono avuti, è impensabile pensare di fare delle opere pubbliche con i mutui. Significa rovesciare le sorti di questo comune. I finanziamenti vanno chiesti alla Comunità Economica Europea, devono essere tutti quanti a fondo perduto perché noi non abbiamo capacità di indebitamento. Questo è bene chiarirlo una volta per tutte perché poi è semplice fare la politica dei debiti. Noi non abbiamo fatto nei 5 anni nessun debito per il comune di Cervinara. Sulla gestione ti do ragione, però dico pure questo scatto di orgoglio che c'è bisogno anche da parte della collettività, perché non è che ci vuole il gendarme sempre che va a redarguire chi butta il pezzo di carta a terra. Io sto riscontrando diverse novità positive in questo senso, anche dalla parte dei giovani, ad esempio non vi è più quella devastazione nella villa come vi era prima, o in altri luoghi del paese, è il sintomo che qualcosa sta cambiando. Questa cura del pubblico, questa voglia di sentirsi pure orgogliosi del nostro paese, deve portarci anche a saperci tenere ben stretti e nella piena integrità queste opere pubbliche che saranno consegnate alla comunità. E lo stesso palazzetto deve essere il riferimento, ci deve essere questo scatto culturale anche da parte di tutti i giovani di Cervinara affinché venga preservato nel migliore dei modi. Se poi è devastazione, non ce la possiamo prendere con nessuno. Bene, passo alla domanda che mi sono appuntato, perché anche l'età, insomma, non mi consente di, come memoria di. Allora, oggi, insomma, è opinione diffusa che le periferie, ecco, i comuni hanno grandi difficoltà, i tagli continui che si vengono effettuati nel trasferimento delle risorse, insomma, è il grido di allarme che ogni giorno sentiamo sui giornali, attraverso le televisioni, che tutti gli amministratori protestano nei confronti del governo per questa riduzione di trasferimento. A soffrire quando mancano queste risorse è automatico quasi che sono un po' le periferie dei paesi. Poi Cervinara, peraltro, che ha un'estensione territoriale molto molto vasta, 7 frazioni, 7 chiese, quindi sono praticamente 7 paesi uniti l'uno all'altro. Però io qualcosa, insomma, la voglio sottolineare. Per esempio, periferie che possono essere anche un'occasione di attrazione del turismo, poi troveremo la formula migliore come fare questo. Far rivivere, diciamo, gli aspetti storici, le tradizioni cervinarese che non sono seconde a nessuno, a partire dal castello medievale per finire al Palazzo Marchesale. Ma ci sono anche queste chiese di cui parlavo che vanno assolutamente rese importanti in un ambito di un itinerario futuro. Allora, al concreto, per esempio, frazioni come Valle, Castello, che lamentano un abbandono, ecco, questa è la parola che viene costantemente utilizzata. Il sindaco ha parlato già di interventi che arrivano a conclusione dopo anni, perché c'è anche la burocrazia di cui parlavo. Che il muro di Vico Marre risale a interventi del post-alluvione, mi pare, proprio per cercare di contenere quella furia dell'acqua. Allora, sindaco, come per esempio vogliamo recuperare tutto il circuito storico intorno al castello medievale? Come vogliamo rivitalizzare Piazza Ferrari? Come il Vico Sacchi, che è anche uno dei vichi più antichi, risolvere il problema delle fogne a valle, come recuperare e migliorare, diciamo, Pirozza, ha parlato di Cappella Salomoni, la strada che porta proprio a quella zona. Cioè, io penso che questa amministrazione
abbia un obiettivo per queste zone periferiche, perché effettivamente, secondo il mio punto di vista, di là bisogna ripartire. Allora, noi condivido, condivido che ci sia necessità di valorizzare le frazioni anche per la conformazione del comune di Cervinara, e effettivamente vi è questa, diciamo, questa distribuzione del tessuto urbano in diverse frazioni che rende un poco meno agevoli i problemi. Da un lato però non bisogna sottacere che degli interventi già sono stati fatti, tutte le frazioni sono state toccate a partire da Castello con il rifacimento di quella zona deturpata che costeggiava il fiume, la piazzetta adiacente, a valle abbiamo rifatto i marciapiedi di Corso Caudina, ai Salomoni vi era un rudere sulla strada quando si va verso Rotondi, è stata realizzata la piazzetta Carlo Bianco. Ciò nonostante dico che non è sufficiente. Non è sufficiente ed è perciò la continuazione del programma. Adesso abbiamo 2 milioni di euro per diciamo, il recupero del centro storico di Cappella Salomone già finanziato. Però abbiamo presentato con l'accelerazione della spesa un altro progetto che prevede la riqualificazione urbana di tutte le piazzette di Cervinara, a iniziare da Piazza Elena per passare a Ioffredo, a Valle, quindi, e l'abbiamo presentato proprio pochi giorni fa questo finanziamento. È chiaro ed è naturale che adesso bisogna passare appunto alla valorizzazione delle frazioni, e valorizzazione delle frazioni, voglio ricordare, ai più significa anche l'insediamento dell'asilo nido a gestione Ministero degli Interni nell'ex scuola di Ferrari, che, se mi consentite, sarà un fiore all'occhiello della nostra comunità.